Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, soprannominato il molleggiato per quello che fu il suo peculiare modo di ballare in gioventù, in molti casi è autore delle musiche delle sue canzoni, in alcune opere ha collaborato in veste di coautore per le musiche e i testi, anche se, secondo la moglie Claudia Mori, ha lasciato che altri ne firmassero la proprietà intellettuale. È considerato uno dei più importanti esponenti della musica leggera italiana, attivo nel mondo dello spettacolo dal 1956. È l'autore delle musiche e l'interprete di alcune delle canzoni italiane più note, come 24.000 baci, Prisencoli Nensi Nenciusol. I due, come cantavano un tempo, sono la coppia più bella del mondo. Stanno insieme da tantissimi anni e hanno messo al mondo tre figli, quali Rosita, Giacomo e Rosalinda. I due coniugi sono persone molto riservate e restie a parlare di sé e della vita privata, che per loro tale dovrebbe sempre restare. Mai una sola nube sul loro matrimonio, eccetto una. Si tratta di un tradimento che Adriano ha compiuto nei confronti di Claudia. Lo ha ammesso lui stesso, ma pare che ad essersela presa maggiormente non sia stata la moglie, ma la sua amante, che avrebbe preferito che prima di rendere pubblica la notizia, si fosse confrontato con lei. Stiamo parlando di Ornella Muti, che ebbe una storia con lui negli anni Ottanta. I due recitarono in pellicole di successo, come Innamorato pazzo e Il bisbetico domato. Tuttavia al tempo erano entrambi impegnati. Certo, alla Mori ciò non fece piacere, e nemmeno il fatto che il suo consorte decidesse di aprire il rubinetto. Ma rimane comunque Ornella la più scocciata tra le due. Comunque sia, Claudia ha perdonato il marito, che da allora avrebbe rigato dritto. Del resto il loro è un amore troppo grande per poter finire. Sono decisamente molto complici e si confrontano praticamente su ogni cosa. Ora c'è da augurarsi che Adriano voglia presto far ritorno con un nuovo album o che accetti di apparire di nuovo in TV, anche solo per qualche ospitata.